dico quello che ripeto a tanti amici che ci chiedono notizie in tal senso. Mi permetto di non parlare delle liste che si potrebbero contrapporre, ci mancherebbe altro. E faccio una riflessione sul movimento civico che rappresento da 25 anni. Il tuo paese sicuramente farà dei ragionamenti come sta facendo, portando avanti da tempo, di una squadra coesa che voglia rappresentare di nuovo le dinamiche e la buona amministrazione di questo paese. Quindi ci faremo sicuramente trovare pronti col nostro movimento civico. Detto questo, però, mi sento in obbligo verso la collettività tutta, verso tutti i cittadini, che abbiamo dei mesi importanti davanti, abbiamo tanti e tanti lavori da completare e ci stiamo adoperando alacremente per portare a compimento questo, e che in ogni caso, qualunque sia il risultato, si possa dire che fino all'ultimo giorno abbiamo lavorato in tal senso. Quindi io, con l'aiuto di tutta la mia giunta, del mio gruppo consigliare, degli uffici tutti, che ringrazio per l'enorme lavoro di questi ultimi mesi in modo così compiuto per raggiungere tutti gli obiettivi, ci stanno portando a questo traguardo, a questi risultati. Insomma, adesso si lavora, poi la candidatura si decide dopo. Sì, non credo che a San Bartolomeo sia necessario fare una campagna elettorale di anni, di mesi, di infinità. Nell'avvicinarsi al momento elettorale, quello è il momento in cui esporre un programma importante, utile e funzionale per quelle che sono le dinamiche di questa straordinaria cittadina, e noi ci faremo trovare. Ma ci sarà una sola partita? Io penso che, per lo spirito che mi ha sempre animato, a prescindere dal ruolo, io posso pensare di essere la partita sicuramente.